Piazza Bovio 32, condotta da Marco Pesacane e la consulenza di Vincenzo Imperatore. Bentrovati su Radio More Napoli per un nuovo appuntamento di Piazza Bovio 32, il programma che vi mette in guardia e vi aiuta contro le banche, contro le ingiustizie delle banche. Io sono Marco Pesacane e come sempre in studio con noi c'è Vincenzo Imperatore. Ciao Marco, ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Amore. Ricordiamolo, Vincenzo Imperatore, autore del libro Io so e ho le prove, mette a disposizione tutta la sua conoscenza in ambito delle banche proprio per permettere a tutti quanti voi di difendervi. Stai diventando bravo anche tu, Marco. Sì, mi sto iniziando a interessare non poco della cosa. Tra poco ti assumerò al mio studio di consulenza e verrai anche tu. Vedi come trovare lavoro grazie al mondo della radio. Ma più che altro, Vincenzo, noi nel corso di queste settimane abbiamo affrontato davvero tanti problemi e sappiamo che le banche commettono delle ingiustizie e possono arrivare a commettere anche usura ai danni dei correntisti. Ma come ci si può davvero tutelare in senso stretto contro le banche? Allora Marco, il reato più, diciamo, sia evidente in questo momento qua è quello dell'usura, e quindi utilizziamo come paradigma l'usura, ma ci sono tante altre irregolarità che potremmo prendere in considerazione e dare istruzioni. Avremo tempo qui a Radio Amore, esatto, per dare istruzioni in merito alle possibilità di difesa. Per quanto riguarda l'usura, dobbiamo scindere l'aspetto civilistico dall'aspetto penalistico. Cioè l'usura è un reato sia penale che civile. Okay. Quindi dal punto di vista civile daremo alcuni consigli, dal punto di vista penale ne faremo dare altri da un esperto in materia che sarà il nostro ospite qui in studio. Perfetto, e allora restate con noi che fra pochissimo andremo ad affrontare entrambi questi aspetti per combattere l'usura. Radio Amore. Napoli. Piazza Bovio 32, oggi parliamo in maniera più diretta, proprio nell'atto pratico, come difendersi contro l'usura delle banche. Vincenzo, ci dicevi poco fa che sono due le situazioni in cui ci possiamo trovare, ovvero quella civile e quella penale. Iniziamo con quella civile. Benissimo, c'è una premessa che vale sia per quella civile che quella penale. Per accertarci dell'usura occorre fare una perizia econometrica. Okay. Cioè bisogna far valutare oggettivamente da professionisti del settore, ripeto ancora una volta, da professionisti del settore, perché caro Marco in questo momento lì fuori è una giungla. Cioè tutti sono diventati esperti in usura. Vai anche dal tabaccaio all'angolo della strada, ha comprato il suo piccolo software e ti sa dire se quel mutuo che hai contratto tu è usuraio o meno. Affidiamoci a professionisti seri, non paghiamo cifre enormi. Una perizia econometrica su un mutuo non deve costare più di 1.000-1.200 euro. In okay. giro sul mercato in questo momento qua ci sono anche prezzi di 2.500-3.000 euro per perizia. Questo è un furto. Quindi premessa perizia econometrica fatta da professionisti seri, e per serietà intendiamo sia qualificazione professionale, periti bancari iscritti okay. all'albo dei periti bancari. A Napoli non esiste un albo dei periti bancari, esiste solo a Roma, e qui nella nostra città esiste un solo perito bancario iscritto all'albo dei periti bancari. Il resto è improvvisazione. Ok, e quindi possiamo incorrere poi a tutta un'altra serie di problematiche. Noi l'abbiamo già accennato nelle puntate scorse che l'usura bancaria non deve superare, cioè ovvero il tasso di interesse di una banca non deve superare una certa soglia, che abbiamo visto a volte viene riempita, viene ingrossata da altre voci, da altri cavilli contrattuali. Per questo serve la perizia in modo tale che l'esperto riesce a individuare proprio quelle voci. Benissimo. Che esiste tutta una serie di calcoli fatti per quanto riguarda i conti correnti trimestre per trimestre, per quanto riguarda il mutuo sia ab inizio, quindi nel momento della stipula del contratto, sia successivamente se eventualmente quella persona ha fatto un giorno di ritardo sul pagamento della rata e quindi incorre nel tasso, certo. nel tasso di mora. Tutto questo è oggetto di attenzione attraverso delle formule matematico-statistiche da parte di un perito bancario, ripeto. Perfetto. Fatta la perizia, okay. cosa devo fare? Quindi accertata che c'è usura oggettivamente, devo fare tre passaggi. A,
mettere io in mora la banca, cioè sono io che invito la banca a dire guarda un po', tramite ovviamente rivolgendoci sempre a un avvocato, a uno studio di consulenza, se il nostro ancora meglio, e andiamo a dire alla banca guarda abbiamo rilevato usura, cortesemente tieni presente che questa cifra qua ci deve tornare indietro, 99,999999 non ci defecano assolutamente. Benissimo. E abbiamo altre alternative, quella di passare all'azione giudiziaria. Oggi per passare un'azione giudiziaria civile c'è l'obbligo della mediazione prima, cioè c'è bisogno prima di tentare di mediare prima attraverso gli organismi di mediazione questa sorta di contenzioso. Okay. Mediazione che anche in questo caso qua va sempre deserta da parte delle banche, e quindi non ci resta che la terza fase, quindi portare un bello atto di accertamento negativo del debito o del credito, dipende da punti di vista, presso il Tribunale di Napoli, di qualsiasi altra città d'Italia, e citare la banca in un giudizio che deve venire a dimostrarci davanti a un giudice come ha calcolato gli interessi e a produrci quella documentazione che noi avevamo richiesto innanzitutto con quella famosissima lettera di messa in mora. E ricordiamolo che questo è un aspetto che la banca vuole sempre evitare, quello di comparire davanti a un giudice, quello di ritrovarsi non tanto ufficio. Quello di comparire quanto quello di arrivare a sentenza, quindi una volta che ha visto che l'hai portata davanti a un giudice, da quel momento in poi iniziano a chiamarti perché vogliono iniziare a negoziare. E ricordiamolo, per quanto possa sembrare complessa anche questa messa in pratica di tutte queste procedure, qual è la probabilità di successo da parte del correntista? Io ti porto la mia esperienza, oramai faccio sto lavoro da 2 anni e mezzo, non dico il numero, ma ne ho difesi abbastanza soprattutto di imprenditori, e ti dico che non sono arrivato ad una sentenza, cioè abbiamo negoziato sempre prima con la banca la possibilità di restituire la parte rimanente o anche nulla. Okay. Quindi di arrivare ad una transazione su basi più amichevoli, diciamo così, senza arrivare a sentenza. Non ho un'esperienza finora di sentenza. Quindi ci si trova sempre l'accordo, si riesce sempre a risolvere. Ci si trova l'accordo se vedono la pistola fumante. Ok. Quindi per questo è importante poi partire con il percorso e con il processo, altrimenti l'abbiamo dimostrato, ci sono tante cose che la banca ha per difendere se stessa e per ovviamente andare sempre a colpire i correntisti. Questo è per quanto riguarda la parte civile. Fra pochissimo parliamo anche della parte penale e avremo modo anche di ascoltare un'esperta in questo senso. Sarà con noi l'avvocato Grazia Ferrara del Foro di Napoli. Radio Amore Napoli. Piazza Bovio 32, oggi vi parla di come difendersi dall'usura delle banche. Già questa è una cosa paradossale, perché ritrovarsi vittime dell'usura dalla banca, insomma, uno magari non è andato dallo strozzino proprio per non avere determinati problemi, va in banca e poi rischia comunque di pagare più di quanto dovrebbe. Caro Marco, non sai quante volte ho visto piangere imprenditori che venivano a fare prelevamenti e consegnavano i soldi agli strozzini che erano clienti della banca, tra le altre cose, senza sapere che poi tra quegli strozzini ci stavamo anche noi, insomma, applicando tassi usurari. Ecco, giusto sempre per darvi un'idea di quello che succede. Ci vogliamo difendere anche in ambito penale. Abbiamo oggi la consulenza anche dell'avvocato Grazia Ferrara del Foro di Napoli. Benvenuto avvocato. Ciao Marco, grazie dell'invito, sono contentissima di essere qua anche perché vi seguo sempre. Grazie. E allora, come ci possiamo difendere in ambito penale una volta che la banca ci sta mettendo sotto usura? Allora, gli strumenti sono forniti dalla legge, quindi non è che li ho inventati io né il dottore Imperatore. Noi però abbiamo approfondito questa tematica, abbiamo partecipato ad un congresso che si è tenuto presso la Camera Penale di Napoli in occasione della presentazione del libro Io so le prove qualche mese fa. Abbiamo approfondito l'argomento proprio con dei magistrati napoletani. Okay. Che ci rappresentavano proprio la difficoltà di rinviare a giudizio determinati dirigenti bancari o l'ultimo dei cassieri, insomma, per i reati di usura. E ci dicevano, a
noi manca l'elemento soggettivo quando ci presentano una denuncia di usura. E che cos'è questo elemento soggettivo? Cioè ci manca proprio il nome e cognome del funzionario che ci ha proposto il contratto o del dirigente bancario che ci ha minacciato di versare una determinata liquidità, minacciando per esempio di respingere un finanziamento o di sospendere un fido. Quindi nome e cognome oltre alle prove, che okay, possono essere prove documentali, come noi abbiamo avuto occasione anche di denunciarli alcuni dirigenti bancari presentando al PM che cosa? Delle conversazioni WhatsApp, cose assurde. Anche su WhatsApp questi dirigenti bancari chiedevano favori ai correntisti, come ad esempio pieni di benzina, lavaggio auto, ma addirittura, cosa assurda, io ho letto una conversazione WhatsApp in cui si diceva: mi porti un vaso per una pianta, mi serve all'interno della filiale. Ok, e il povero correntista si sente in obbligo di, con la velata minaccia, ti sospendo il fido. Cose gravissime. Sempre quello poi. Oppure oppure ti faccio un altro esempio, recentemente abbiamo depositato presso il Tribunale di Avellino un'altra denuncia di tipo penale, in cui il magistrato, qui io l'ho sottoposto preventivamente perché magari mi sono consultata già preventivamente, aveva rilevato già degli estremi di reato di violenza privata, estorsione, perché ad esempio veniva chiamata l'azienda del correntista che aveva un conto che non aveva alcun collegamento col suo conto personale, dicendo: guardate che se il vostro socio non mi porta ad esempio 10.000 euro qui sul conto, noi vi blocchiamo anche il vostro fido, blocchiamo anche il fido della società. Addirittura persone titolari di aziende, amministratori unici che hanno fatto, hanno dovuto dimettersi da questi incarichi, okay, perché ovviamente pressati dalle banche. Cioè noi stiamo andando a riscontrare proprio sul campo dei atteggiamenti assurdi, normali però nella prassi bancaria, e di questo ce n'è ovviamente ce ne dà dimostrazione con le sue prove il dottore Imperatore. No, a me mi sorprende proprio la sfacciataggine, cioè nel senso di utilizzare il linguaggio, Marco, il linguaggio della più bieca organizzazione camorristica. Sì, no, cioè no, ma mi portami questi soldi altrimenti io faccio chiudere il fido all'azienda del tuo socio. Ma portami il vaso, voglio dire. O portami il vaso, vabbè, lì li abbiamo riso pure abbastanza. Portami il vaso oppure fammi il pieno altrimenti ti revoco la carta di credito, fammi il lavaggio dell'auto altrimenti ti revoco la carta di credito. Però ecco, per ritornare nell'ordine poi della denuncia, la sfacciataggine io la vedo nel utilizzare WhatsApp, che voglio dire è un messaggio scritto che rimane, quindi diventa prova. Non è sfacciataggine, sono i deliri di onnipotenza, Marco, consigli. Ecco, quello è il punto. È appunto la forza di queste, di cioè questa organizzazione, la sicurezza di sapere sapere che questo non è possibile essere denunciato. Io dico sempre, invito sempre i miei clienti a comprarsi, oramai i cinesi all'angolo della strada lo vendono a 10 euro, un microregistratore, magari camuffato sotto forma di penna, okay, e registrare sempre tutte, sia le telefonate, sia gli incontri da vivo, in cui questi signori utilizzano dei comportamenti estorsivi, minacciosi, perché è vero che è un loro diritto, come dire, farsi restituire i soldi che hanno prestato, innanzitutto se non c'è stata usura. È punto primo. Punto primo. In secondo luogo è possibile, è un dovere del cittadino restituire i soldi, ma non attraverso comportamenti estorsivi, altrimenti si entra in una fascia di relazione che è quella che nel nostro immaginario possiamo aspettarci solo all'angolo della strada. No, avviene pure all'interno di uno sportello bancario. Ecco, e quindi poi noi in realtà abbiamo anche molte più armi, molte più prove che possiamo utilizzare nel momento in cui vogliamo denunciare. Senz'altro, noi nel momento in cui denunciamo un dirigente bancario o un funzionario di banca per usura, sotto l'accezione penale del termine, no? Reato di usura, avremmo anche nell'ambito civile, perché in genere noi facciamo viaggiare contemporaneamente, sì, i due giudizi, civilmente sarà nominato un CTU che rileverà o meno l'usura applicata a quel tipo di contratto, ma penalmente noi dovremmo fornire al PM anche questa perizia econometrica di cui parlava il dottore Imperatore, ma non è l'unico elemento che sarà valutato in quell'ambito. In quell'ambito potranno essere valutati tutta una serie di comportamenti che vanno a sfociare anche in violenza privata, estorsione, nonché usura.
Okay. Il nostro obiettivo quindi è questo, di informare la gente, informare il correntista, di munirsi di strumenti atti a raccogliere prove, quindi registrazioni di telefonate, conservare messaggi, SMS, conversazioni WhatsApp e fornirli all'avvocato, darli all'avvocato che li esibirà in sede penale al PM. E su questa base, senz'altro, i PM, questi ci rappresentavano nel congresso di cui vi parlavo, avranno più strumenti e più forza per poter rinviare a giudizio questi soggetti che si sono macchiati di questi reati. Perfetto, quindi io poi, essendo ora in questo preciso istante tra le parti, no? Nel senso, sono il cittadino, sono il correntista che magari ha paura a sentire queste cose, il consiglio che mi viene da dare a me personalmente, correggetemi se sbaglio, è: ragazzi, coraggio, cioè prendiamo coraggio, abbiamo degli strumenti, è vero che giocano con i nostri soldi e quindi con il nostro sangue, però dobbiamo sicuramente prendere coraggio, perché possiamo fare davvero davvero tanto. Sì, bisogna far capire alla gente che oggi non si è più soli contro questo sistema. Esatto. Che questo sistema pian piano si sta sgretolando nelle sue basi, perché noi abbiamo registrato già dal 2007 in poi un cambio di tendenza proprio nella sottoscrizione dei contratti. Alcune clausole sono state abolite, o meglio, riscontriamo un tasso di usura minore da quella data in poi, e questo è significativo, ci fa capire che la banca, come diceva il dottore Imperatore prima, sta venendo meno in quel suo delirio di onnipotenza, proprio perché ci sono soggetti, e bisogna in questo poi affidarsi a persone serie del settore, che possono aiutarvi concretamente. Quindi rivolgetevi a persone preparate, qualificate, sì, e preparate in questi termini. Fra pochissimo le conclusioni di questa puntata di Piazza Bovio 32. Radio Amore. Napoli. Piazza Bovio 32, siamo alle conclusioni di questa puntata, dove abbiamo parlato su come ci si può difendere attivamente e legalmente contro le banche laddove applicano usura sui correntisti, che può essere attraverso un mutuo, un fido, insomma sono tante purtroppo le cose dove si possono nascondere ovviamente dei tassi che sono oltre quelli consentiti dalla legge. Abbiamo scoperto che possiamo farlo sia in ambito civile sia in ambito penale, grazie anche all'avvocato Grazia Ferrara, e insomma abbiamo capito che abbiamo delle armi che possiamo usare e che dobbiamo usare. Sì, Marco, il problema è sempre quello della denuncia, la forza di denunciare. Sono stato la settimana scorsa a un festival letterario a Ragusa, là dove meno te lo aspetti, quindi nella terra dell'omertà, nella, certo, nella terra del silenzio, e in questo festival letterario erano presenti, io come dire impropriamente credo, perché c'erano nomi come Caprarica, Gerardo Colombo, Facci, Scanzi, la professoressa Chiara Castellano, io c'ero anch'io, e mi chiedevo: ma che ci faccio io? Hai scritto comunque un libro molto coraggioso, quindi secondo me ci stavi bene. Ed erano tutti temi coraggiosi quelli affrontati, ma la cosa che mi faceva ancora più piacere è vedere per le strade di Ragusa 40-50 mila persone assistere con interesse a queste presentazioni ed avere la forza, sono passate due settimane, avere la forza di denunciare, cioè mi sono arrivate 5 richieste di consulenza da Ragusa e hanno avuto la forza di iniziare a denunciare. Questo per dire che la denuncia, la capacità di denuncia passa anche attraverso uno stimolo alla denuncia. No? Di questo ringrazio Radio Amore, che attraverso questo servizio radiofonico pone l'attenzione su certi argomenti che altrimenti vengono dimenticati. E probabilmente chi non ha la forza di denunciare perché vede di fronte questo elefante difficile da sconfiggere, acquista un minimo, come dire, quantomeno di curiosità nel individuare quantomeno i professionisti per iniziare proprio questa battaglia. Non siete soli, di sconfitte ne stanno ricevendo tantissime, ovviamente ci sono anche tanti come dire truffatori che ne approfittano del momento, quindi non sempre insomma tutti hanno ragione, quindi l'invito che faccio è informatevi, affidatevi ai giusti consulenti e non abbiate paura, perché anche le banche stanno perdendo. È vero, anche le banche stanno perdendo, bisogna avere coraggio, perché poi le ingiustizie esistono
agli angoli delle strade quando qualcuno ti rapina, ti fa una rapina o ti fa un torto, però purtroppo oggi, e l'abbiamo visto nel corso di queste puntate, esistono tanti furti, tante illegalità istituzionali dalle quali comunque ci possiamo difendere e ci dobbiamo difendere. Io ti ringrazio, grazie a Vincenzo Imperatore. Grazie sempre a te Marco, grazie a Radio Amore. Grazie ovviamente anche all'avvocato Grazia Ferrara che è stata con noi oggi. Grazie, rinnovo il ringraziamento per l'invito fattomi e alla prossima. Alla prossima, anche perché avremo altre tematiche da affrontare insieme. Io sono Marco Pesacane, grazie di averci seguito e alla prossima puntata di Piazza Bovio 32. Radio Amore Napoli.